consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Lei si chiama? Alfieri Carmine, nato a Saviano, 18243, Napoli. Ecco, può rispondere al pubblico ministero. Signor Alfieri, buongiorno. Buongiorno, dottore. Innanzitutto mi dispiace per l'attesa, lei era stato citato per le ore 10.30, però l'andamento dell'udienza ha imposto questo ritardo nell'inizio del suo esame. Allora vorrei che lei riferisse che cosa sa con riferimento all'omicidio di Roberto Calvi e come e perché ha preso notizie su questo delitto. Sì. E diciamo così, stiamo nel 1982, in quel periodo noi davamo la caccia al vice di Cutolo e precisamente Casillo Vincenzo, detto il Nerone. Avevamo saputo da mesi prima che lui si trovava in Roma con tutto lo staff della NCO, perché in quell'epoca il Cutolo si trovava in carcere già da qualche anno e qualcosa. Cioè, praticamente alla ricerca del Casillo e altri componenti diciamo così, dell'organizzazione della NCO, diciamo, noi venimmo a sapere che loro da Napoli avevano spostato tutto sulla capitale. E io venne a sapere questo fatto, diciamo così, che attraverso le nostre indagini che avevamo fatto verso i componenti della NCO, già avevamo saputo da un po' di tempo che loro si erano trasferiti a Roma e praticamente il Galasso Pasquale, febbraio-marzo, aprile dell'82, lui si trasferisce a Roma dopo la morte del fratello e stando a Roma Pasquale viene a sapere che veramente tutto lo staff della NCO si trovava a Roma e soprattutto lui quando venne da me mi disse, dice compare, dice io ho trovato anche la possibilità di poter riuscire ad ammazzare il Casillo, faccio questa premessa, il Casillo io personalmente unitamente a Galassa e tutto al gruppo direttivo della mia organizzazione lo ritenevamo responsabili in prima persona della morte dei nostri cari, precisamente della morte di mio fratello Salvatore per opera ammazzato per opere dei Cutoliani precisamente nel dicembre 1981. Il mese di gennaio fu ammazzato anche il fratello di Pasquale Galassa. E praticamente noi eravamo a conoscenza che giustamente sapevamo che il Cutolo si trovava in carcere e sapevamo che il capo momentaneo era il Casillo Vincenzo. Praticamente il Galasso Pasquale riuscì a sapere notizie ben precise su Casillo tramite di un personaggio da me conosciuto già anni primi, ma non per, diciamo così, nell'ambito malavitoso. Di un certo di Ciglio di Giuseppe, a che Galasso quando diciamo così, ho saputo questa notizia torna da me e mi dice compare, noi abbiamo la possibilità di ammazzare il Casillo unitamente a qualcun altro del gruppo diciamo così di primo piano della NCO. A che mi fece spiegare da Galasso come lui aveva venuto a conoscenza e lui mi disse, dice, voi sapete, Cillari, dice, voi pure voi conoscete, e dice, lui è in grado di poterci far arrivare, diciamo così, di darci una base per ammazzare il Casillo. A che subito io attivai tutto il mio gruppo direttivo, ma all'inizio io disse, ma guardate, ma questo Cillari, ma grazie che Cillari io lo conoscevo, lui conosceva anche mio fratello Salvatore e dico beh, questo facesse un doppio gioco, dico, non è che ci volesse tirare in trappola a noi, dice no, io tanto per questi tempi che sono stato a Roma, dice io sono stato ospite anche a casa sua, dice non pensi che dovrebbe fare un doppio gioco.
a che dico, ma fatecimi parlare anche a me, in modo che vediamo se veramente Schiller è intenzionato con, diciamo così, di veramente farci ammazzare il casino, oppure potesse fare. E il Galassi già mi assicurava, dice, no compà, ma non creda, dice, lui se mi avesse voluto far ammazzare, dice, io sono stato ospite a casa sua. Nel frattempo lui aveva conosciuto anche la compagna di Schiller, una certa signora Matilda, e dice, non penso. Comunque a questo dico, vabbè, ma fatemelo incontrare pure a me. Da lì a poco tempo il Galasso mi fa un appuntamento con Schiller nella mia zona, a che, diciamo così, anch'io mi tranquillizzai che Schiller era sincera, anche se rimaneva sempre qualche dubbio. E praticamente una volta, diciamo così, che noi sapevamo ben preciso dove stava il Casillo, così ci organizzammo per poter attendere la vita al Casillo Vincenzo. Ci furono un sacco di appostamenti, cioè che questo fatto durò più di qualche mese, però non si riusciva a poter, diciamo così, portare a termine il piano, perché diciamo, il piano non era predisposto nella perfezione. Durante questi appostamenti, che sono durati più di 3 o 4 mesi, un giorno il Cidre disse a Calasse, dice, il Casillo, dice, in questo periodo non c'è. Stiamo sempre nell'82, maggio, giugno, grosso modo. Dice, perché lui è andato a Londra, a che noi sospendemmo per alcuni giorni, circa una decina di giorni, giorni in più, giorni in meno, diciamo sì, abbiamo sospeso questi appostamenti. Quando poi il Casillo è tornato, cioè praticamente il Galassa a me mi disse, Cillo mi ha detto che il Casillo è andato a Londra per ammazzare Calvi. Diciamo così, io sulla morte di Calvi ho questo e quello che so. Tanto è vero che una volta poi tornato a Casillo, noi abbiamo ripreso questi appostamenti, da lì a 5-6 mesi dopo noi riusciamo a ammazzare il Casillo, precisamente il 29 gennaio dell'83, con una bomba collegata sotto alla macchina del Casillo di un suo guardaspalle, un certo Cuomo, che saltò in aria, diciamo, questa è una zona di Roma, Prima Valle. Sì. Questo, diciamo così, è il fatto che io so che il Casillo avesse andato a Londra per ammazzare il Calvi. Senta, quando Cillari informava Galasso, ecco, vi informava che Casillo era a Londra, si era già saputo che Calvi era stato trovato cadavere a Londra? Diciamo così, dopo che noi abbiamo ripreso l'appostamento, cioè dopo che Casillo aveva tornato, diciamo così, la notizia era, diciamo così, ormai la stampa aveva già riportato questa morte, che diciamo così, si deduceva che il Calvi si avesse suscitato. E questo dopo che Casillo è tornato, diciamo così, noi sapevamo questa notizia. Però un ordine vero, caro dottore, che noi, diciamo sì, il nostro scopo, il nostro fine era di vendicare la morte dei nostri cari, cioè, non ci interessava più di tanti di quelli che aveva fatto il Casillo, a noi interessava di colpire il Casillo con tutto, diciamo così, l'organizzazione della NCO proprio per vendicare i nostri morti. Senta, lei ha detto di aver incontrato, se ho ben inteso, Cillari. Sì. Ecco, vuole dire dove e quando lo ha incontrato? Sì.
diciamo così, Cirillo l'ho incontrato subito dopo che il Galasse mi ha portato la notizia che c'era la possibilità che tramite Cidro noi avessimo potuto ammazzare il Casello, e stiamo verso aprile, a grosso modo marzo-aprile, e poi a Cidro l'ho rincontrato mentre si facevano questi appostamenti che durarono un sacco di tempo e non si riusciva ad poter individuare il Casello. Cioè, io capii che i miei affiliati, ex amici, si avevano un po' demotivato, perché tutti i giorni a stare su Roma, sempre facendo appostamento, e non si riusciva. Io mi sono recato personalmente a Roma proprio in virtù per capire meglio il perché non si veniva, a capo di questa situazione, che non si riusciva a ammazzare il Casello. E ricordo che ho incontrato Cidro direttamente su un suo cantiere di un fabbricato in costruzione nella zona di Formella, e ho pranzato con Cidro, con i miei ex amici. L'ho rivista ancora il giorno dopo, perché io il giorno dopo sono ritornato, e poi il Cidro, poi dopo la morte del Casello, l'ho vista ancora per un sacco di volte. Tenete presente che il Cidro, dopo la morte del Casello, da lì a poco tempo viene arrestato nell'84, marzo, aprile 84, per l'associazione della NCO. Cidro rimane in carcere per 3-4 anni e dopo, nel frattempo noi abbiamo, assistito economicamente Cidro con la sua compagna, e poi, dopo che lui è uscito, l'ho rincontrato ancora, diverse volte ancora. Sì. Senta, lei ha detto quindi di aver incontrato Casello più volte. No, Cillari. Cillari più volte. Ho confuso Casello con Cillari. Cillari più volte. Con Cillari lei ha avuto modo di parlare di Calvi? Con Cillari, adesso non ricordo bene se anche dopo la morte di Calvi, se il Cillari mi avrebbe parlato anche a me di questo, ma che questa notizia che ci avete dato Galasso, la sapevamo io con tutto il mio gruppo direttivo, praticamente, però noi, onor del vero, non ci interessava più di tanto, perché, ripeto, per la seconda volta il nostro scopo, il nostro fine era di ammazzare il Casello. Sì. Senta, lei sa se Casello fosse legato a Giuseppe Calò? Quando lo seppe? Sempre durante questi appostamenti che non andavano a buon fine, io e lo stesso Calasse con tutto il mio gruppo direttivo, noi volevamo trovare qualunque piano per poter ad ammazzare Casello, e un discorso con Calasse, forse anche con lo stesso Cillo, ma quello se vorrebbe un siciliano che sta a Roma, che il Casello frequenta, dice Casello si potrebbe ammazzare molto facilmente. Questo siciliano era il Calò, e questo è quello che noi sapevamo. Sì. E lei ricorda, sa se vuole essere più preciso con riferimento a quello che Galasso le disse in ordine all'omicidio Calvi e in ordine al coinvolgimento di Casello, non solo, in questo delitto? Ma dottore, quelle che noi tramite Galasse, forse anche lo stesso tramite Cillo e Giuseppe,
Cioè, noi sapevamo questa cosa, che il Casile si aveva recato a Londra per ammazzare il Calvi. E tanto è vero che noi sospendemmo gli agguati perché lui non c'era. Questo è quello che, diciamo così, no, quello che noi sapevamo. Sì. Lei ricorda se Galasso abbia fatto riferimento a una cortesia che Casillo con questa condotta doveva fare ad altri? Ma diciamo sì, in questo momento non ho un ricordo preciso se c'era qualche altro motivo, ecco. Ecco, allora guardi, io in aiuto della sua memoria. Sì, mi fa piacere. Vorrei ricordarle che a pagina 14 della trascrizione del verbale che lei ha reso il 10 febbraio 2003 si legge: allora lei ha detto che Cillari aveva detto a voi che Casillo tra una decina di giorni, lei, questo è il PM che parla, poi lei dice questo a Galasso o simile, il PM lo disse a Galasso, poi ha detto che Cillari qualche mese dopo le ha detto, le ha dato conferma, ricorda che, e lei dice, ma Galasso innanzitutto mi ha dato lui subito conferma. Quando è venuto ha detto, dice, hai visto la faccia possibile, incomprensibile a Casillo, dice, incomprensibile, fa una cortesia ai siciliani. Questo glielo disse, il PM chiede e le risponde, Galasso Pasquale me l'ha detto. Sì, senz'altro, diciamo così, no, che Casillo, ecco adesso faccio mente locale, praticamente facevo questo per fare una cortesia con i siciliani, perché adesso io dovrei fare tutto un altro discorso, cioè una premessa, nel senso che quando parliamo dei siciliani, a Napoli c'era la famiglia Nuvoletta. La famiglia Nuvoletta era un mafioso legato con i siciliani, diciamo così, io. E il Casillo, unitamente a tutta l'organizzazione dell'ANCO, era molto legata ai Nuvoletta. Diciamo così, no, perché no, da quelle che io ho toccato con mano, all'inizio quando il Cutolo scappa dal manicomio, siamo nel 1978, che il Raffaello Cutolo, diciamo così, voleva ammazzare a me e mio fratello, noi per essere protetti ci andammo a mettere sotto la protezione dei Nuvoletta, perché in quell'epoca i Nuvoletta, diciamo così, unitamente alla famiglia Zazzo, erano, diciamo, famiglie molto temute in Campania, proprio in virtù a questo collegamento con i siciliani. E praticamente io dai Nuvoletta, quando sono andato a mettermi sotto la protezione, ho incontrato, diciamo così, un sacco di persone, tra i quali anche il Casillo, durante una pace, più di qualche occasione. Tanto è vero che il Casillo, dopo la liberazione del deputato regionale Cirillo, sequestrato per opera dell'Imbrigata Rosso, noi sapevamo che diciamo così, ci fu la mediazione della NCO di Raffaello Cutolo, anche se all'epoca il Cutolo si trovava in carcere di Ascolo Piceno. Però per intermediazione della NCO di Raffaele Cutolo e anche dello stesso Casillo, perché in quel momento il Casillo era quello che sostituiva il Cutolo, cioè praticamente riuscirono a far liberare il dottor Cirillo. E da questa cortesia che la NCO fece alle istituzioni, soprattutto alla corrente dorotea, quando dico la corrente dorotea parlo in prima persona del deputato o ex deputato Cava, e praticamente a questo punto, diciamo così, no, il Casillo
proprio in virtù che era legato, cioè tutta la NCO alla famiglia Nuvoletto, e questa era la cortesia che si avesse potuto fare i siciliani, proprio in virtù che c'era questo legame con questa famiglia dei Nuvoletto giù a Napoli. Sì. Senta, in ordine sempre a questi rapporti con i Nuvoletta e a questo proposito di fare la pace, io vorrei che puntualizzasse un dato. Quanto tempo dopo, rispetto alla morte di suo fratello, che lei ha detto essere avvenuta nel dicembre dell'81, il 26 dicembre dell'81, esatto? Sì, diciamo sì, stiamo... Quindi, su dopo quanto tempo è che fanno questa proposta? Dopo 5-6 mesi. Però io già prima, io ho incontrato il Casillo, diciamo così, sopra dai Nuvoletti, praticamente prima della morte di mio fratello, e praticamente il Casillo, dimostrare, diciamo così, soprattutto la loro potenza, che io ripeto, il Casillo lo conoscevo da quando lui era un ragazzo, cioè lui era di origine di San Giuseppe Vesuviano, cioè un paese confinando al mio paese dove sono nato, cioè lo conoscevo molto bene, e lui, diciamo così, si aggregò alla NCO per più che altro per fattori economici, perché il padre del Casillo era un grosso commerciante di cereali che poi andò sotto sopra. Lui, diciamo così, per soldi, diciamo, si aggregò alla NCO. E uno degli incontri fatti da Nuvoletta, sopra dai Nuvoletta, cioè il Casillo mi mostrò a me, ho visto con i miei occhi, un tesserino dei servizi segreti, che loro portavano proprio, diciamo così, proprio in virtù alla liberazione, diciamo così, che loro hanno fatto da intermediari per la liberazione del deputato Cirillo. Cioè, per dirvi, tanto è vero che poi quando è iniziato lo scontro frontale con la NCO, dopo la morte di mio fratello, dopo la morte del fratello di Calasso Pasquale, noi della mia organizzazione temevamo molto di più questa loro, diciamo così, protezione istituzionale che avevano, no? Perché noi frontalmente li affrontavamo, diciamo, anche subendo qualche perdita. Però quello che a noi ci preoccupava era questa copertura istituzionale che aveva. E proprio in virtù di quello che io avevo visto, che diciamo così, un personaggio di primo piano, cioè, che sostituivo, diciamo così, in quel momento lui era capo della NCO, perché Cutolo si trovava in carcere, cioè camminare con un tesserino, con i servizi segreti, cioè questo potevano arrivare ovunque. Senta, lei ha detto, a seguito anche della sollecitazione al ricordo, che Casillo ha agito eliminando Calvi per fare una cortesia ai siciliani, sulla base di quanto appunto le venne riferito da Galasso. Lei ricorda, sa dire se Galasso le abbia menzionato una persona in particolare riferendosi ai siciliani? Io ho detto poc'anzi, la persona, quando parliamo di persone siciliane, a Roma parlavamo di Pippo Calò, e questo l'ho detto già prima. Cioè praticamente il Galasso, questo è quello che mi disse, nel senso che il Casillo certamente hai fatto questo proprio per fare la cortesia ai siciliani. Però ho fatto la premessa prima, tutto questo, diciamo così, in avvicinamento tra il Casillo e la mafia siciliana era tutta opera dei Nuvoletta. Sì. Quindi quando lei parla di cortesia ai siciliani intende riferirsi a cortesia a Calò? Perché lui a Roma stava lui, esatto. Senta, lei sa, le risulta, se Cutolo volesse che lei e Casillo vi associaste alla loro organizzazione?
Dottore, non ho capito bene la domanda. Allora, Cutolo, lei sa se Cutolo volesse che lei, cioè lei Alfieri, sì, ho capito. Sì, entraste a far parte della nuova camorra organizzata? Sì. Diciamo così che i nostri guai, cioè anche la morte di mio fratello e del fratello di Galassia, è venuto proprio perché noi non abbiamo voluto aderire a questa associazione con la NCO. E anche perché nel 1979-80, cioè io personalmente, anche lo stesso Galassia, cioè non eravamo, diciamo così, no, malavitoso o quelle che poi siamo diventati. Cioè, io con la mia famiglia avevo avuto, mia famiglia personale parlo, avevamo vissuto delle vicende giudiziarie per fatti isolati, cioè tipo vecchi guappi di Pavese, non so se il signor Presidente pensa che capisce, scusate se dico capisco guappi di Pavese, nel senso praticamente, e da questo fatto ci venivo, diciamo così, riconosciuto un certo rispetto malavitoso, però non eravamo, non concepivamo quelle che Cutolo ci aveva concepito, ancora la mafia qualche secolo prima aveva concepito, cioè la malavita organizzata. Cioè questo io l'ho capito quando, dopo la morte di mio fratello, a posto di andare via unitamente a Galassia, siamo rimasti per vendicare i nostri fratelli. E da lì, diciamo così, abbiamo capito cos'era la malavita organizzata. Senta, lei ha saputo se Cutolo volesse uccidere lei? Sì. Come lo ha saputo? È questa. Allora tenete presente, Cutolo era di Ottaviano. Ottaviano è un paese limitrofe dove io sono nato, a Saviano, piazzolo di Saviano. Cutolo, io l'avevo conosciuto già nel 1970 e conoscevo tutta la famiglia di Cutolo, il fratello Pasquale, la sorella Rosetta, eravamo anche in buon rapporto. Non vi nascondo che quando Cutolo, prima che scappasse, perché lui è uscito nel 1970 da carcere con una scadenza termine, perché nel 1970, diciamo così, se io ricordo bene, uscì una legge che io nell'arco dei 8 anni del primo, secondo e terzo grado non avevo una sentenza, una sentenza passata e definitiva, diciamo si poteva uscire. Lui uscì, è stata anche latitante a casa mia in quel periodo. Poi durante questa sua latitanza, dopo quasi 8-9 mesi, qualche anno, se non che la sentenza andò definitiva, e Cutolo si avesse dovuto presentare, consegnare alla giustizia, invece lui si detta alla latitante. In questo periodo è stato anche ospite a casa mia. E stiamo nel 1970. Praticamente, per dirvi, io lo conoscevamo molto bene, non vi nascondi che avvolto davamo anche qualche 100.000 lire al fratello Pasquale per fargli mandare in carcere. Cioè, quando poi nel 1978, fine 77, inizio 78, il Cutolo Raffaele scappa dal manicomio, circa 8-9 anni dopo, e lui però qualche anno prima all'interno, diciamo così, nel carcere già aveva formato questa NCO, questa organizzazione criminale. Quando lui è scappato, io ho incontrato di nuovo a Cutolo, una volta mi portò il fratello Pasquale dopo qualche mese che aveva scappato, e praticamente sempre in virtù di questa conoscenza vecchia, di questa amicizia vecchia, e lui voleva a tutti i costi che io e mio fratello, e anche lo stesso Galassi, che avessimo fatto parte della sua organizzazione. Ripeto come ho detto poc'anzi, che in quel, diciamo così, periodo io non concepivo, diciamo così, questa organizzazione criminale, cosa, anche perché io ero una persona autosufficiente, cioè ero un commerciante, non un grosso commerciante, ma diciamo così, vivevo bene. E lui praticamente, questo poi, anche quando lui ha avuto questo rifiuto, cioè rifiuto garbato
Dopo il suo arresto anche il Casillo, unitamente a Iacolaro, un altro esponente di primo piano della NCO, unitamente a un altro grosso esponente, un certo Ciro Mazzarella, detto il Scellone, che era nipote di Michele Zazza, nel frattempo si aveva staccato dallo zio e si aveva, diciamo così, associato alla NCO. Ho fatto un paio di incontri e loro mi proponevano questa affiliazione. A che? Cioè, io, diciamo così, non tenevamo nessun, diciamo così, traffico illecito che non avevamo interesse. Cioè, a quel punto dico, ma noi vi rispettiamo, non c'è bisogno che uno deve essere associato a voi, anche in virtù della vecchia amicizia che io avevo sia col Cutolo e sia con lo stesso Casillo. Ma sempre loro avevano usato, diciamo così, un sistema, sarebbe cutoliano, dice chi non è con noi è contro di noi. In virtù del che eravamo quasi paesani, in virtù a questo, diciamo così, rispetto che ci veniva, che io e mio fratello godevamo in seno, diciamo così, no, alla gente dei nostri paesani, cioè loro erano invidiosi. A questo rifiuto io seppi che il Cutolo, diciamo, i cutoliani volevano ammazzare. Come? Ma io già lo sospettavamo questo. Già io, diciamo così, no, quando incominciai a capire che, anche perché nel frattempo succedevano i vari omicidi commessi dalla NCO, capivo che io mi trovavo in pericolo, ma di più ebbe la conferma quando un loro affiliato, un certo Carmine San Germano, che il quale era, mi sembra che il fratello di Cutolo aveva fatto da padrino a un figlio di questo Carmine, cioè un padrino di battesimo, cioè, praticamente noi con questa famiglia San Germano eravamo amici da molti anni. Si deve interrompere un attimo. Dicono che l'altra persona che dobbiamo sentire è che c'è un aereo alle 5 e un quarto. Quindi non so se è il caso forse di. Se è breve riusciamo a sentirlo prima, sospendiamo questo qua e lo riprendiamo. Le 5 e un quarto. Dice che dobbiamo essere, già lo sapevo. È breve. Non hanno la possibilità di spostare l'orario di partenza. Mi pare che dinanzi all'impedimento oggettivo, anziché farli ritornare, credo. Perché si corre il rischio che l'aereo si fermano alle 5 e un quarto, di qua devono partire penso alle 4. Bisogna vedere, dovrebbe partire alle 4, 4 e un quarto. Non riusciamo nemmeno a fare l'esame. Se uno l'avesse saputo prima, avremmo sentito prima loro. Ce l'avremmo sentito prima questo qua. Sentiamo la caposcorta. Scusi, non potete cambiare il biglietto aereo. Forse è preferibile fare così. Ce la fate? Quanto dura l'esame di questo? Certamente non dura 10 minuti, ecco, tra esame e controesame. Penso che almeno 50 minuti, almeno 50 minuti sono necessari. Vedete tra esame e controesame. Intanto cerchiamo di andare svelti così, sì, di stringere anche le sue risposte, cerchi di stringerle. Sì, sì. Diciamo, cose inutili. Lei ha conosciuto Giuseppe Calò? Diciamo così, io l'ho conosciuto in carcere così di sfuggita, ma non ci ho avuto personalmente mai avuto a che fare. Lei sa se Riina, Bernardo Brusca ed altri appartenenti a Cosa Nostra si siano recati nel Napoletano? Sì, io so queste cose proprio in virtù, quando io seppo dal San Germano che proprio in virtù a questa amicizia di vecchia data, cioè di famiglia eravamo, proprio in virtù di questo trasporto di affetti che lui aveva, cioè tutta la famiglia del San Germano, il quale mi avvertì, dice guardate, a voi hanno preparato un furgone,
che vi vogliono prendere e vi vogliono ammazzare. Tenete presente che c'ha, come ho detto poc'anzi, che tutta quella gente che non aveva voluto aderire all'organizzazione cuturiana man mano venivano eliminati, cioè tutti quei vecchi guap, tipo Giuseppe Allocco, tipo lo stesso Fabrocino, fratello di Mario, e qualcun altro che adesso mi sfugge. Sì, ecco, ma la presenza di Rina e Bernardo Brusca nel Napoletano... Sì, ci stavo arrivando, dottore. Sì, cos'era finalizzata e quando l'ha constatata? Ci stavo arrivando. Sì, mi scusi. Cioè, praticamente, una volta diciamo che io ho avuto la conferma totale che i cutuliani mi volevano ammazzare, io cercai protezione prima sotto la famiglia Zazze, come ho detto poc'anzi che loro erano, malgrado che diciamo così siamo all'inizio degli anni 80, fine anni 70, malgrado che c'era la NCO che in quel periodo diciamo così man mano stava crescendo come organizzazione criminale, però queste due famiglie importanti del napoletano, sia i Zazze e sia i Nuvoletto, erano molto temuti in virtù a questa appartenenza con i siciliani. I Nuvoletto erano legati alla famiglia, diciamo così, Reini con Leonesi, primo con Liggio e poi dopo con Reini, mentre i Zazze erano legati a un'altra famiglia siciliana che erano i Greco, con Michele Greco, addirittura da quello che a me risultava che il Michele Zazze era un figlioccio proprio di Michele Greco, detto papa. E quando io sono stato sotto la protezione dei Nuvoletto, circa per 3 anni, praticamente, e lì ho conosciuto una volta dei siciliani, una sera loro mi mandarono a chiamare in Nuvoletto e mi presentarono un certo Zi Bernardo. Io non del vero, ancora oggi non so se era Bernardo Brusca oppure un altro era di Mazzara del Valle, che voleva essere fatta una cortesia da me sempre tramite la Nuvoletto, che quest'altro in compagnia di questo Zi Bernardo, che avevano, diciamo, facevano commercio di pesce, e un recupero di uno che trattava pesce nella zona di Torre e cose, a cose che poi non si approdò a nulla, però che noi sapevamo, soprattutto quando io, diciamo sì, quando stavo sotto la protezione dei Nuvoletto, che loro facevano parte, diciamo così, erano mafioso, ma anche il loro modo, che poi questo, diciamo così, ho toccato con mano, che quelli ragionavano proprio con una mentalità mafiosa, cioè che erano legati, che da quelli che poi si diceva, addirittura, diciamo così, loro proteggevano anche qualche latitante della mafia nella loro zona. Lei sa se Luciano Ligio abbia chiesto di essere trasferito dal carcere di Fussombrone? Io ricordo questo, che il Luciano, no, di Nuvoletto, proprio in virtù quando io stavo sotto la loro protezione, mi chiesero una cortesia, se era possibile, diciamo così, di poter far fare un trasferimento a Luciano Ligio. Dite che io sono stato sempre un grande lettore, cioè prima che poi diventasse un malavitoso vero e proprio della DC, praticamente avevo qualche conoscenza, diciamo, di primo piano, e praticamente chiesero a me se era possibile di poter farsi questo trasferimento. A che non si concretizzò, diciamo così, questa cosa, anche perché mi sembra nel frattempo lui è stato trasferito, non lo so, stavo bene. Le risulta che anche Cuto sia stato interessato per ottenere questo trasferimento? Io posso dire una cosa, mentre io stavo sempre sotto la protezione dei Nuvoletto, un giorno Lorenzo, proprio Nuvoletto, che era il capo della famiglia Nuvoletto, e mi disse, dice, compare, io vi devo dire una cosa. C'è il Maurizio Baccante, sarebbe uno che braccio armato dei Nuvoletto,
dice con Raffaello Cutolo, con Pasquale Cutolo, fratello di Raffaello Cutolo, dice questo deve andare a fare un colloquio da Raffaello. Dice quello vogliamo dire solo perché per informarvi, e mi sembra che in quel caso anche la questione era un fatto di un trasferimento e cosa. Senta, lei sa chi era Luigi Giuliano e che ruolo aveva? Non ho capito, dottore. Lei sa chi era Luigi Giuliano e che ruolo avesse sì. All'epoca? Il Luigi Giuliano era un personaggio di primo piano, diciamo soprattutto nella zona di Forcella, unitamente alla sua famiglia, una famiglia storica, malavitosa di questo quartiere di Napoli. E io l'ho conosciuto anch'io personalmente proprio in virtù di quando ci fu la prima pace nel 1981, delegato dai Nuvoletto, io mi recai, mi sembra, unitamente a Pasquale Calasso, a qualcun altro del mio gruppo, a caso di Giuliano, la sua zona, proprio per invitarla di far partecipare anche lui a questa pace generale. Il Luigi Giuliano, posso dire che era anche lui un anticutuliano, cioè era contro la NCO, a bene per i primi anni. E poi, già attorno al 1984-85, lui si ritirò un po' più a disparto, ma non è che aveva uscito dalla malavita, cioè praticamente che poi questa lotta contro la NCO. Cioè, l'ha continuato proprio per la sede di Vendetto, cioè il mio gruppo, diciamo sì, soprattutto, e anche il gruppo dei Casalesi con il gruppo Bardellini, che nel frattempo, una volta staccatomi dai Nuvoletti, perché era venuto a conoscenza, diciamo così, di come erano fatto i Nuvoletti, erano doppio giochista, diciamo, mentre con me parlavano che i cutoliani erano mascalzone, dovevano essere eliminati, eccetera. Poi, diciamo così, nello stesso tempo stavano a braccetta, ma soprattutto io ebbe la conferma che i Nuvoletti erano, diciamo così, doppio giochisti, quando fu ammazzato mio fratello. Allora, morto mio fratello, io pensavo che i Nuvoletti mi avrebbero, diciamo così, dato una mano ad vendicarmi la morte di mio fratello contro i cutoliani. A che i Nuvoletti, diciamo così, proposero la pace. E da qui capì che i Nuvoletti, diciamo così, erano falsi, perché ci fu un fatto, diciamo così, molto significativo, cioè quando i Nuvoletti, dopo la morte di mio fratello, alcuni mesi dopo, proposero una pace generale, perché già fu fatta una prima pace generale, la prima volta quando io ho parlato di Luigi Giuliano. Un'altra pace fu fatta in generale dopo la morte di mio fratello, stiamo nel 1982, e praticamente a che io non voglio partecipare a questa pace, perché disse a Nuvoletti, tanto io che cosa vengo a fare, voi, io sono con voi, mi rappresentate voi, quello che fate voi a me mi sta bene, ma io non ho il coraggio di stringere la mano a chi ha ammazzato mio fratello. A che i Nuvoletti mi mandarono a dire, dice... E tanto il morto dice non l'abbiamo noi, cioè che il morto, parliamo della morte di mio fratello e anche della morte del fratello di Pasquale, dice noi non possiamo rappresentare, non ci possiamo sedere a tavolo con le altre parti che noi fossimo, diciamo sì, avessimo subito. Dice voi avete subito voi, cioè questo volevo far capire. E allora capì che praticamente i Nuvoletti mi avevano scaricato. Senta, lei, il suo gruppo, ha tratto delle conseguenze dalla partecipazione di Casillo all'omicidio di Calvi e alla cortesia che con questo delitto Casillo faceva ai siciliani e a Calò in particolare? Dottor, mi devo perdonare, non ho capito bene il concetto della domanda. Sì, se me la, la domanda è questa. La ringrazio. In ordine alla condotta dei Nuvoletta, lei ha detto che erano dei doppio giochisti. La vicenda relativa alla partecipazione di Casillo e di Calò a questo omicidio di Calvi vi ha fatto trarre delle considerazioni in ordine alla condotta di Nuvoletta? Chiede opinioni.
Aspetti. Cerchiamo di evitare. Quali conseguenze? Vi sono state conseguenze? Da parte nostra. Sulla base, sono state conseguenze nei vostri comportamenti rispetto ai Nuvoletta a seguito di quanto avete appreso sull'omicidio Calvi? Ma diciamo così, dottore, una volta capito dopo la morte di mio fratello che i Nuvoletta erano voltafaccia, anche perché, quando io, cioè i Nuvoletta a me mi hanno scaricato, nell'arco di tempo che io ho frequentato la loro tenuta lì a Marano, provincia di Napoli, avevo conosciuto anche il Bardellino Antonio. Quando parlo di Bardellino Antonio parlo di un personaggio di primo piano della malavita campana, che lui era il braccio armato dei Nuvoletta, e il Bardellino Antonio aveva capito meglio di me, perché lui stava da anni e quale lui stava vicino ai Nuvoletta, e i Nuvoletta quando erano falsi. E praticamente quando io mi sono staccato e poi abbiamo fatto una fusione il mio gruppo con il gruppo dei Casalesi, all'epoca era il capo era il Bardellino Antonio, cioè il Bardellino Antonio mi ha illuminato di tutto, di come erano fatte veramente i Nuvoletta, perché mi ha detto tante di quelle cose che io già avevo capito, ma lui, ripeto, sapeva molto meglio di me. Cioè, le conclusioni che noi tiravamo, ormai i Nuvoletta li consideravamo persone, perché noi portavamo un rancore a Raffaello Cutolo per la morte dei nostri cari. Ma poi in seguito, da come si avevano comportati i Nuvoletta, erano stati ancora peggio di Raffaello Cutolo per noi. E non ci interessava più di tanto di che cosa avessero loro, quale vantaggio avrebbero avuto dalla morte di Calvi e cosa. Tant'è vero che da lì a poco tempo noi attacchiamo anche i Nuvoletta e ammazziamo anche un fratello di Lorenzo Nuvoletta proprio nella loro tenuta. Cerchi di rispondere però in modo breve alle domande che le vengono rivolte, se no non la finiamo più. Senta, lei sa se i Nuvoletta fossero responsabili dell'omicidio del giudice Imposimato, del fratello del giudice Imposimato? Da quello che a noi risultava anche il Bardellino Antonio, poi mi ha detto conferma a me, quando è stato ammazzato questo... Antonio Bardellino? Sì, quando è stato ammazzato il fratello del dottor Imposimato, noi capimmo subito che era stato in Nuvoletta, perché in quel periodo avevamo l'alleanza con il Bardellino Antonio. E praticamente da quello che poi noi venemmo a sapere... che questa è stata opera dei Nuvoletta per far sì che il giudice il dottor Imposimato non avrebbe voluto sottostare a una richiesta per un accomodamento per personaggi di qualche processo di qualche personaggio della banda della Magliana. Cioè praticamente questo hanno ammazzato il fratello proprio in virtù per punire il dottor Imposimato. Sì. Senta, lei ha conosciuto Giuseppe Misso? Sì, io ho conosciuto Giuseppe Misso all'inizio con lo scontro con la NCO. Lei sa se Misso fosse legato a Giuliano, a Luigi Giuliano? Ma all'inizio dello scontro con la NCO, siamo a 1982, cioè anche il Misso era pure lui anticutuliano, e so che si conoscevano con il Luigi Giuliani, che poi quando lo scontro divenne più cruento, il Misso se ne andò in Brasile. Se ne andò in Brasile e tornò da lì a qualche anno dopo, sotto l'aspetto a livello, come posso dire, malavitoso, il Misso io non l'ho incontrato più. Ecco, lei sa se i Moccia avessero investito denaro tramite Flavio Carboni? Sì,
E diciamo così, quando parliamo del Moccio Angelo, il Moccio Angelo era un personaggio che faceva parte del mio gruppo, cioè un personaggio di primo piano sotto l'aspetto come spessore criminale, e lui unitamente a Galassi e qualcun altro sono stati i primi capi storici unitamente a me che abbiamo iniziato, diciamo così, lo scontro con la NCO. Detto questo, io sapevo che il Moccia aveva prestato dei soldi a Carbone e praticamente e ci fu anche qualche difficoltà nel recuperare questi soldi, non so se poi l'ha recuperato oppure no. Ecco, lei sa perché sono stati prestati questi denari? Qual era lo scopo di questo denaro prestato a Carboni, dato a Carboni? Questo io con precisione non lo so, però posso dirvi che se il Moccia e anche lo stesso Calasso erano persone di grosso avveduto sotto, diciamo così, l'aspetto commerciale, e praticamente davano questi soldi per fare affari, se non erano usuri, questo io non lo so, però so che il Moccia aveva dato questi soldi al signor Carbone. Senta, lei sa se Bardellino, se Antonio Bardellino e Michele Zazza avessero rapporti con Gaetano Badalamenti? Io so che il Bardellino aveva rapporto con, almeno conoscenza o rapporto con Badalamenti. Perché so questo? Perché Bardellino Antonio, uno degli incontri che io ho fatto con lui, diciamo così, no, mi sembra che si lamentava dicendo che Badalamenti era una persona, diciamo così, a posto, diciamo così, no, con requisito, lui voleva alludere sotto comportamento malavitoso, cioè si lamentava contro, diciamo, qui con Leonese, ecco, questo mi ricorda, oggi fu un discorso, e per questo so che lui aveva dei rapporti. Sì. Senta, lei ha potuto constatare comportamenti del Casillo che l'hanno indotta a ritenere che lo stesso Casillo agisse anche all'insaputa di Cutolo? Beh, qua, non penso perché il Casillo, diciamo così, lui sostituivo Cutolo, di questo però non lo penso, però diciamo così, poi non è che ho un riscontro preciso. Sì. Senta, quanto le ha riferito Pasquale Galasso in ordine all'omicidio Calvi? Lei sa come l'abbia saputo il Galasso stesso, gliel'ha detto? Dottore, io l'ho spiegato prima. Cioè, praticamente il Galasso l'ha saputo perché o il Cillari fece sospendere gli agguati. Provenivano da Cillari? Esattissimo. Per le domande? Presidente, se posso. Allora, lei ha detto che Cillari era la fonte delle notizie di Galasso circa questa storia di Calvi, giusto? Sì. Senta, lei, quando le arrivavano queste notizie da Cillari, le riteneva attendibili? Ma io l'ho detta al dottor Tescarola prima. A me sinceramente interessava poco a niente che il Casillo avesse dato ammazzare a quella a Londra. No, ma io le ho fatto un'altra domanda. Cillari era da lei ritenuto una persona attendibile? E diciamo così, io l'ho detto pure prima questo, avvocato. Cioè, nel senso che il Cillari noi eravamo vecchi amici. Quando il Galasso mi porta la notizia che il Cillari stava in condizione di poterci far ammazzare il Casillo, io ebbo dei dubbi. Questo anche perché l'esperienza malavitosa, diciamo così, porta ad non aver fiducia, soprattutto che persone che voi non vedete per un certo periodo. Però, diciamo così, io a Cillari non l'avevo fatto niente, lo stesso Galasso, praticamente, di questo, che motivo potrebbe avere di farci una cosa? Avevo le mie riserve.
queste mie riserve l'ho avuto fino al momento in cui abbiamo ammazzato Casillo, però alla fine Schiller si è rivelata una persona onesta verso di lui, cioè quello che ha detto l'ha mantenuto. Senta, lei all'inizio ha detto che davate la caccia a Casillo. Le notizie che avevate su Casillo a Roma inizialmente erano precise o erano generiche? E diciamo così, noi prima che avevamo la conferma che Galasso mi portò, diciamo così, quando tornò da Roma, cioè noi sapevamo che tutto lo staff dell'ANCO si aveva trasferito a Roma, alla capitale. E praticamente solo non sapevamo dove si trovassero, perché, caro avvocato, voglio fare anche un'altra promessa. Quando, dopo la morte di mio fratello e del fratello di Pasquale, noi, diciamo sì, eravamo 7-8 persone, cioè era una sede di vendetta, e già sapevamo che l'organizzazione della NCO era un'organizzazione radicata con migliaia di affiliati. Va bene, ma... Però, vabbè, questo. No, perfetto. A me interessava soltanto sapere se inizialmente le notizie erano generiche. Sapevate che erano a Roma, ma non che era a Roma, ma non dove era. Sì, non lo riuscivamo a localizzare. A un certo punto lo avete localizzato. Sì. Quando? Ma diciamo così, già nel 1982. Sì, ma quando? In che periodo? 1982, un mese vi devo dire, Galasso va a Roma dopo la morte del fratello, febbraio-marzo, e praticamente torno da me verso aprile, maggio, ma non mi ricordo preciso il mese. Praticamente noi per arrivare al compimento della morte del Casillo ci impieghiamo 7-8-9 mesi, che noi riusciamo a ammazzare a Casillo a gennaio dell'83. Allora le vorrei contestare che nell'interrogatorio reso il 17 febbraio 94 dinanzi al pubblico ministero di Napoli, dottor Roberti, lei dichiara: aprimmo dunque la caccia ai cutoliani su Roma. Inizialmente non avevamo alcuna indicazione precisa che ci consentisse di muoverci nella capitale. Un giorno, nel autunno 1982, Pasquale Galasso, che già da tempo gravitava su Roma, piombò sulla masseria, alla masseria, e mi annunciò: compare Tengo Onirone. Aggiunse di avere localizzato il Casillo grazie a Peppe Cillari, il quale si era dichiarato disposto a farci da basista per l'eventuale attentato. Esatto, la contestazione starebbe che a posto di aprile maggio sarebbe autunno. Autunno 82. Scusate, ho sbagliato qualche mese. Sì, io purtroppo non sapevo che poi diventavo collaboratore, altrimenti avrei scritto tutto preciso il giorno e dato. Cioè, senta, posso sbagliare qualche mese, no? Quindi era autunno 82. Senta, lei dice che dopo che, come dice lei, piombò. Era autunno 82, lo dice lei? Sapeva dire a lui, ha detto sbagliato di qualche mese. Ma proprio sbagliare, può aver sbagliato allora o sbagliato oggi. Mi pare che avesse detto davanti alla contestazione, dice, beh, cosa detto... è vero? È vero che io adesso, diciamo sì, ma c'è da tempo ho fatto mente del locale, signor Presidente, che io ricordo la morte del fratello di Pasquale. Pasquale se ne va da lì a qualche mese dopo a Roma, torna dopo di mesi, tre mesi, ma non ricordo preciso, ma sempre nell'82 stiamo. È facile che io ho potuto dire pure autunno. Benissimo, lo ricostruiamo. No? Però diciamo così, tenete presente, passa tanto tempo, io ho vissuto purtroppo un'infinità di vicissitudini. Quindi è più credibile ottobre o aprile-maggio? Come? È più credibile quello che ha detto allora di ottobre o è più credibile? È più credibile quello che ti dico adesso, signor Presidente. E perché? È perché ho fatto mente locale che Galasso se n'è andato a Roma subito dopo la morte del fratello, perché con il Galasso Pasquale, quando era stato ammazzato il fratello di Pasquale, ero l'unico fratello, diciamo così, che non c'entrava nulla, era veramente un bravissimo ragazzo. Il Galasso Pasquale fece una lunga riflessione, anche io insieme a lui, di andarcene via.
E Pasquale se ne andò, me lo disse, io vado un po' a Roma, voglio vedere, cioè praticamente per riflettere. E se ne andato subito dopo la morte del fratello, del fratello. E stiamo a febbraio-marzo, torna da me, dopo un paio di mesi, poi da sangue dopo un mese, io non ricordo preciso, signor Presidente, però quello è l'anno. Va bene, quindi si ricorda meglio la data oggi che allora. Sì. Senta, quando è stato comprato l'appartamento da parte di Cillari, nel quale poi fu fatto, diciamo così, abitare Casillo? Sì, da quello che io ricordo, ripeto, posso sbagliare anche di un mese, di 10 giorni, di 20 giorni. O diciamo così, no, qualche mese o un mese e mezzo prima, può essere. Quindi... pure 2 mesi prima, cioè io diciamo sì, con precisione, ho detto, questo fatto è successo nel 1983, sono 23 anni quindi, fa. Quindi siccome Casillo è morto il 29 gennaio 83, sì, verso la fine dell'82. Sì, ma può essere pure qualche mese prima ancora della fine dell'82. Allora le contesto che lei, dopo aver dichiarato quella data dell'autunno 82... riprende il discorso nello stesso interrogatorio il 17 febbraio 84 e dice: tornando alle nostre ricerche del Casillo e degli altri cutoliani, Pasquale Galasso, nell'annunciarmi di avere sotto tiro il Casillo, mi accennò la propria strategia per arrivare a colpire agevolmente il Casillo senza esporre Cillari alla ritorsione dei cutoliani. Pasquale mi disse che il luogo dove abitava in quel momento il Casillo, che peraltro si spostava con estrema circospezione, non era idoneo all'esecuzione dell'agguato. Aggiunse però che il Casillo aveva richiesto al Cillari di procurargli un'altra abitazione che egli di stesso era disposto ad acquistare per mettere a disposizione del Cillari affinché vi facesse alloggiare il Casillo. Sì. Devo dire, mi faccia completare, che ascoltato il piano di Pasquale io ebbi qualche dubbio sull'affidabilità del Cillari. Per cui il Galasso si fece carico di queste mie perplessità, pur facendomi presente che se il Cillari avesse voluto fare il doppio gioco l'avrebbe già venduto ai cutoliani, questo già l'ha detto lei, mi invitò a sincerarmi mandando qualcun altro dei nostri amici a Roma. Pasquale Galasso acquistò l'appartamento e tramite il Cillari vi fece alloggiare il Casillo e la sua convivente. Seppi che era stato firmato il compromesso, eccetera, eccetera. Sì. Poi lei dice: una volta trasferitisi i miei amici a Roma ed entrato il Casillo nell'appartamento, il piano dell'agguato fu messo a punto con una serie di sopralluoghi. In questo arco di tempo io, vedendo che si perdeva tempo e per incoraggiarli e per rendermi conto personalmente delle disponibilità, decisi di andare personalmente a Roma. Quindi anche dalla collocazione temporale dell'acquisto dell'appartamento e da quello che lei ha dichiarato, e cioè che dopo che ebbe la notizia da parte di Galasso che Cillari aveva localizzato Casillo, immediatamente dopo si dette corso all'acquisto dell'appartamento. Dottor avvocato, posso spiegare bene? Ma qui la contestazione... Sì, sì, ma è giusto che io chiarisco queste cose. Allora, praticamente, primo che Casillo... andavo, diciamo così, no, nell'appartamento che poi è stato, diciamo così, che Galasso aveva fatto la compromessa. Cioè noi già, diciamo così, verso maggio, aprile, più a grosso modo, già noi facevamo degli appostamenti a Casillo, perché il Ciller sapeva dove era localizzato. Però queste, sì, ma la mia contestazione è che lei questo non l'ha mai detto prima. Ma chi lo dice, dottore? Gliel'ho appena letto. Ma no, io adesso sto a spiegare come sono i fatti. Se poi leggi tutto l'interrogatorio, diciamo, integrale, senza, se i fatti sono così. Cioè, praticamente, all'inizio, diciamo così, che quando il Casillo prima che entrava in questo appartamento e che poi dopo... abbiamo collegato la bomba sotto la macchina, noi già facevamo appostamento a Roma, però questo appostamento, diciamo così, erano snervanti e cose. Se non che un giorno il Casillo chiede di nuovo un appoggio, un appartamento al Casillo, e noi lo stesso
modo facevamo questi appostamenti ancora quando c'era il casino, avevo entrato in questo secondo appartamento. Ma con tutto ciò, anche se il periodo fu qualche mese di tempo di questo appostamento, non portavano a buon esito, se non che io ebbe notizie che c'era la possibilità di avere un ordigno, farlo, diciamo così, esplodere a distanza. Va bene, questo l'ho capito. Lei sta ripetendo quello che ha detto effettivamente più o meno nell'interrogatorio del 2003. Ma io le faccio presente che nel 94 lei ha collocato nell'autunno 82 la notizia. E questo l'abbiamo chiarito, avvocato. E lei non riferisce mai di aver avuto da Galasso le notizie sulla morte di Calvi. Ma se lei vede un interrogatorio del 98 al processo Maglia, anche lì io ho fatto il nominativo che il Casile se ne è andato a Roma, il Casile è andato a Londra, lo dico, questo lo ricordo. Quindi diciamo, lei aveva già riferito tutte le notizie sulla morte di Calvi in precedenza, prima del 2003. Io ho fatto un flash al processo Maglia, che è stato il processo principe della mia organizzazione, proprio in virtù al dibattimento sull'omicidio di Casile. Ha fatto un flash? Sì, io ho detto prima, me l'omicidio di Calvi non è che mi interessava più di tante. Quindi lei dell'omicidio Calvi già l'aveva detto in questo processo? Sì, stiamo nel 1998. Ho capito. Perché nel 94 non lo ha detto? Avvocato, anche perché, sinceramente, questa è la quinta volta che io lo dico, cioè a me non era un omicidio che avevo commesso io, non era una cosa, diciamo così, che mi interessava. Il nostro fine era di ammazzare il Casillo, che... ecco perciò, diciamo così, io non avevo, non dovevo fare nessuno sforzo mentale per ricordarmi certe cose. Senta, c'erano buoni rapporti tra Zazza e Nuvoletta? Diciamo così, a quello che si riusciva a vedere alla facciata, sì, però in realtà, diciamo così, non è che c'erano veramente di buon rapporto, cioè da quelle che io ho la mia esperienza, quando ho frequentato i Nuvoletti, diciamo così, apparentemente sembravano che erano buoni, ma in realtà, diciamo, erano capaci di farsi le scarpe l'uno con l'altro. Questo è quello che io avevo riuscito a capire. Senta, perché... da quello che ha saputo doveva essere eliminato Calvi. E io, diciamo così, questo da quello che a noi, diciamo così, il Calvi per cosa doveva essere eliminato, diciamo, io vero e proprio non me ne sono mai posto il problema. Però era, diciamo, da quello che noi sapevamo, era solo per fare una cortesia, diciamo così, alla mafia. Ma che cosa c'era sotto, qualche cosa, io questo non lo so. Non gliel'ha detto Galasso? Diciamo così, era solo questo, non lo so qual ero, io se pure me l'ha detto non me lo ricordo. Sa se Carboni aveva un ruolo nella morte di Calvi? Io di Carboni, diciamo così, so solo questo fatto che lui aveva a che fare con uno che faceva parte della mia organizzazione, che era Moccio Angelo, che abbiamo nominato poco fa. Senta, ma Carboni, Ferrucci Aldo, lei lo conosce? Ferrucci Aldo mi sembra che l'ho conosciuto una volta, sembro per tramite il Moccio Angelo. Era Ferrucci che forniva soldi a usura per conto di Moccio? Questo non ve lo so dire, avvocato. So che stavano in buon rapporto con il Moccio Angelo. Ho capito. Senta, di Balducci Domenico lei sa qualcosa? Sa chi è? Per esempio? No. Dell'attentato a Rosone Roberto, vicepresidente del Banco Ambrosiano, lei sa qualcosa? No. Non ho altre domande.
Avvocato Olivieri, ancora. Sì. Senta, Alfieri, della uccisione di Calvi, lei da chi ha saputo? Non ho capito, avvocato. Del fatto di Calvi, dell'uccisione, dell'impiccagione, lei da chi l'ha saputo? Diciamo così, dalla stampa ho saputo. Lei è un buon lettore di giornali? Ma diciamo, no, avvocato, io diciamo sì, ho saputo che il Galasso, che il Cina aveva detto che il Casilla aveva andato a ammazzare Calvi. Poi diciamo sì, tutto il fatto, se lo suicidio all'epoca che si diceva, ha saputo tutto il mondo di Calvi. Cioè io ho saputo la notizia che noi abbiamo sospeso l'appostamento perché il Casilla aveva andato a Londra e quando è tornata ha detto a Ciller che aveva ammazzato a Calvi. Poi tutto il resto, diciamo così, che è morto Calvi lo sapevano tutti, no? Cioè, si parlava di... Ma lei ha letto prima sui giornali o gliel'ha detto Galasso? Mario, avvocato, io ho detto questo per dire come è morto a me, ma l'ha detto Galasso e forse anche lo stesso Ciller. Però le contesto che interrogatorio esame del 10 febbraio 03... Lei ha dichiarato, dunque abbiamo ripreso gli appostamenti, il Galasso mi disse che era uscito. Avvocato, mi scusi, mi dica per piacere la pagina del verbale. Pagina 12, verbale 10 febbraio 03. Dunque, allora noi sospendemmo per quel periodo, poi si ripresero un'altra volta gli appostamenti. Ricordo che quando poi Galasso, diciamo, è uscito, e il Casillo è tornato da Londra e abbiamo ripreso gli appostamenti, il Galasso mi disse che era uscito, cioè devo dire qua è uscito un gergo napoletano che era andato via, poi che da lì poi si seppe sul giornale che era morto questo Calvi, quindi la prima notizia della morte di Calvi lei la sa su dai giornali. Io avvocato, tanto è vero. Dunque, no, questa è un'altra cosa. Quindi cosa ha da dire questo? Lei ha dichiarato che da lì poi si seppe sul giornale che era morto questo Calvi. È la stessa cosa che ha detto prima. No. Come no? Vogliamo... Visto che non c'ha l'orologio. No, Presidente, è importante per sapere. Se sì, l'ha ma saputo. L'ha spiegato un attimo fa, ha detto, no, la notizia l'ha presa dai giornali, poi quello che gli ha riferito Galasso. Ah, bene, vabbè, allora ero disattento io. In che modo lei ritiene che ci sia un coinvolgimento di Calò in questa vicenda? Le ha fatto la domanda, avvocato? Sì. Da quelle, diciamo così, no, che poi si è detto, si è saputo cosa, diciamo così, questo praticamente era una cosa che interessava soprattutto all'esponente della mafia che stava a Roma, che era il Calò. Questo, diciamo, noi abbiamo saputo. Allora, le contesto, anche qui, esame del pubblico ministero in data 10 febbraio 2003, ho letto da alcuni giornali che l'uccisione fu fatta per conto di Calò. Mi dice la pagina? Pagina 6. Non solo, nell'altro esame del pubblico ministero, 10 febbraio 03, pagina 14, lei dice, lei ha detto che Cinder... Scusi un attimo, avvocato, faccia capire. Lei parla di due verbali del pubblico ministero? Allora, questa è in forma riassuntiva. Allora, forse ho sbagliato. No, è perché... Allora, mi dica che cosa vuole contestare e da dove trae le indicazioni che legge. Dunque, mese febbraio, giorno 10, 2003, alle ore 16:39. Allora, lei decide di contestare il riassuntivo? Allora, sì, vabbè, è la stessa cosa.
pagina 14, allora, di quel verbale, lei ha detto che PM Tescarone, lei ha detto che Cilla aveva detto a voi che Casillo tra una decina di giorni indagato Alfieri, questo a Galasso, PM Tescarone, lo disse a Galasso, poi ha detto che Cilla qualche mese dopo le ha detto, le ha dato conferma, ricorda che Alfieri, ma Galasso innanzitutto mi ha detto lui subito conferma quando è venuto, ha detto, dice hai visto la faccia o simile, incomprensibile a Casillo, dice incomprensibile, fa una cortesia ai siciliani, quindi non disse assolutamente il nome di Calò. Scusi avvocato, legga sì. Per piacere pagina 49. Questo è un altro discorso, ma non mi deve dire quello che devo contestare, Presidente. Sì, pur noi se l'abbiamo già detto prima. Facciamo lo verbale. E poi sì, ma dopo aggiunge se c'è da integrare la contestazione lo fa dopo. Facciamolo prima rispondere. Però è chiaro che viene influenzata la risposta, no? Insomma, così, mi pare che l'ho detto una volta per tutti, non dobbiamo ripetere sempre le stesse cose. Può rispondere? Se mi ripete la domanda dell'avvocato, le sono grato. Deve stare attento. Sennò cioè, lei aveva parlato di un favore ai siciliani, ma non disse il nome di Calò. Avvocato, gentilmente io poco la sento. Se gentilmente alzi un po' la voce, perché io non sento tanto bene, signor Presidente. Ecco. Cioè lei in questo interrogatorio ha detto ma Galasso tutto ma lei dice Galasso innanzitutto mi ha dato lui subito conferma quando è venuto, ha detto dice hai visto la faccia a Casillo, dice fa una cortesia ai siciliani, questo glielo disse Galasso Pasquale, me l'ha detto, quindi non fa il nome di Calò, ma diciamo così no, forse all'inizio di praticamente Pasquale ha potuto dire pure questo, ma noi in seguito abbiamo capito subito, diciamo così, abbiamo saputo subito che questa cortesia era fatta, diciamo così, ai siciliani per tramite di Calò. Questa è quella che noi diciamo così. Avete diceva. Saputo, ma da chi? Chi ve l'ha detto? L'incerco della malavita è così. Tenete presente che anche parlando col Bardellino, cioè sono quelle cose, dice quello fatto è andato così, senza altre è così. Chiaro, guardi, le contesta ancora che nello stesso verbale, a pagina 17. Quando si parla della famosa presunta consegna che voleva fare Cillari di Casillo tramite un siciliano, lei dà la conferma che non fu fatto il nome di Calò, perché disse, pagina 17, il Galasso mi diceva sempre di Cillari che il Casillo era molto legato con un siciliano qua a sì. Roma e non fa il nome, e praticamente era molto legato a questo siciliano, il quale siciliano? Doveva essere la persona di Calò, Pippo Calò, almeno da quello che capimmo che sì, era Pippo Calò. Esatto. Tant'è vero che diceva Cilleri ci vorrebbe quel siciliano, quindi esatto, non fa il nome di Calò, ce l'ha per le mani, si potrebbe ammazzare il Casillo. Esatto. E allora? Sì, diciamo così, noi pensavamo, diciamo così, che la persona era Calò, perché pure noi sapevamo che... E scusi, lei come lo conosceva a quell'epoca Calò? Io non l'ho mai conosciuto, l'ho detto prima, io a Calò l'ho conosciuto... No, ma anche come nove, nell'82, stiamo parlando dell'81 anzi. Posso fare l'integrazione? Aspetti! Dell'81-82... Presidente, non si può permettere, l'avvocato... Non mi può interrompere nel controesame. Avvocato Oliviero, lei deve tenere un contegno corretto. Ma non mi può interrompere nel controesame, no, Presidente. Quando c'è un'interruzione lo deve dire a me, io intervengo, ma non si deve rivolgere con questo tono al pubblico ministero. Ma non mi può interrompere, Presidente. Questo glielo dico io, non glielo può dire lei. Quindi lei più volte usa un comportamento, un atteggiamento che non è ammissibile. Quindi la prego di finirla. Finisca con la sua domanda. Quando mi autorizza a dare la lettura, sono... Io ho finito, io la domanda l'ho fatta, Presidente. Stava intervenendo il pubblico ministero, in aiuto ovviamente... In grado di rispondere? Sì. Capimmo che era Pippo Calò, tant'è vero che diceva ci vorrebbe quel siciliano, ma non si è fatto il nome di Calò. Allora la domanda mia è questa, nell'81-82. Presidente, chiedo scusa, ha detto ma non si è fatto il nome di Calò, dando lettura, questo non è vero. Io la prego. Sì, ma adesso prima facciamo rispondere, pubblico ministero, non voglio ripetermi un'altra volta sì, su questo punto. Però io credo. Lo sto dicendo che adesso non deve intervenire. Può rispondere? Sì. Noi diciamo così sapevamo che a Roma c'era, diciamo così, da quello che dopo i primi appostamenti, dopo le prime notizie, da lì a 2, 3, 4 mesi, quando il Cillo ci disse di questo siciliano se lui vorrebbe,
potrebbe facilitare tutto, diciamo, sul vostro compito, sapeva che c'era questo personaggio che si chiamava Calò. Ma poi dopo abbiamo capito ancora di più che veramente era il Calò. Quindi lei, quel momento... lei deve essere preciso su questo punto. Sì, sì. Lei una volta dice una cosa, una volta dice un'altra. No, signor Presidente, io non lei lo so. Lei mi dice deve, che deve cosa... Deve rispondere in modo chiaro. Cioè, sì. Se questo nome di Calò è stato fatto a Galasso o a lei in modo chiaro, oppure se voi l'avete capito... E diciamo così, è una cosa ben diversa di noi l'abbiamo capito. Da quello che me Galasso mi ha detto, diciamo così, che questa persona poteva essere il Calò. Ma poteva essere una vostra deduzione, una vostra... È chiaro, perché poi, diciamo così, passando del tempo dopo, cioè noi abbiamo avuto quella conferma che quello veramente era il Calò. E da chi l'avete avuta la conferma? Ma praticamente era proprio in virtù che il Bardellino Antonio... sapevo molto più cose di me sui legami in Nuvoletto con la mafia siciliana e conoscevo tutti i personaggi il Bardellino Antonio. Cioè, pure quando muore il fratello del giudice imbosimato, cioè a me tutte le delucidazioni me le dà il Bardellino Antonio. Dice, questa è stata fatta una cortesia ai siciliani per Calò che aveva raccomandata. Voleva essere fatto una cortesia dal giudice imbosimato per un personaggio o più personaggio della banda della Magliana. Prego, il pubblico ministero, se vuole fare l'integrazione la può fare. Pagina 49, verbale 10 febbraio 2003. Preciso il fatto che praticamente il Galasso mi disse che il Casillo gli aveva fatto una cortesia a Calò. Questo è quello che dice il Galasso quando PM e Nuvoletta Alfieri, il Nuvoletta, diciamo così, vide che io conoscevo il rapporto decennale. Presidente, non abbiamo questa pagina. Come non c'è questa pagina? Questa prima pubblico ministero abbiamo già detto che l'avvocato può fare una contestazione che si riferisce a un verbale che è degli anni 90, 95, 98. Presidente, è lo poi, stesso. Ma adesso interrompe anche me. No, però Presidente, c'è un altro problema. No, adesso abbia pazienza, mi faccia finire di parlare. Non si può parlare di integrazione di contestazione se riguarda un altro verbale. L'avvocato ha il diritto di contestare. Di far notare questa discordanza o no? Presidente, si tratta dello stesso verbale, cioè questa pagina che io leggo è nello stesso stava parlando di un questo verbale che ha utilizzato l'avvocato, cioè mi pare che abbia detto verbale che... 10 febbraio 2003. Avvocato Olivero, in grado la di mia, dire qual è il verbale che lei stava contestando? Beh, questo io non lo posso sapere, sa perché? Beh, la data la poteva sapere, no? Posso parlare, Presidente, se non si capisce nulla. Nella nostra copia, che noi prendiamo dal fischietto di tutto il processo, questa pagina 49 del pubblico ministero non c'è. Tanto è vero che si va da pagina 121 a pagina 122, che è la 50, manca la 49. Allora, Presidente, ecco, io ho stampato dallo stesso avvocato. No, Presidente, non c'è in questa pagina, non io solo, nel verbale di Galasso prima mancavano 5 pagine, ora che mi ricordo, da pagina 33 a 38, proprio quando si parlava di Carboni. Siccome qua si ripetono questi episodi di pagine mancanti, di testimoni che vengono chiamati all'ultimo momento e quant'altro. Questo non esagerare. No, Presidente, perché allora non si possono fare i processi con le pagine che mancano. O dicendo di è che una è cosa, stata una cosa che mi la video la cassetta degli avvocati non è più la com'è questa cosa? Cioè queste copie da chi sono state fatte? Allora, Presidente, può sentire la versione del pubblico ministero? Questo verbale è stato stampato dal dischetto, come per usare l'espressione dell'avvocato. Non ce l'ha nessuno. È stato stampato materialmente da un mio collaboratore. Al pubblico ministero di Roma rese un solo verbale. Le contestazioni dell'avvocato vengono tratte dallo stesso verbale 10 febbraio 2003.
Quindi quella pagina è nello stesso verbale dell'avvocato e l'avvocato lo conosceva. In ogni caso. No, l'avvocato non lo conosceva. Presidente. Olivero. Presidente, si metta seduto. Non può impunemente dire queste cose, che l'avvocato lo conosceva. Non lo conosceva, non la conosceva quella pagina. Come non la conosceva Borgione, come non la conosceva dell'altro. Vabbè, cerchiamo di evitare. E allora, vediamo. Sul avvocato Olivero, vuole stare calmo, tranquillo e mettersi seduto? Presidente, questo venga per il microfono, almeno evita di... Ma non può dire che io dico il falso, Presidente. Questo non l'ha detto. Spenga il microfono, lo faccia finire. Presidente, in ogni caso io metto a disposizione il verbale. Lo voglio vedere, Presidente. Alla sua attenzione. Valuterà lei se questa pagina 49 è inserita o meno nella trascrizione. Tra l'altro, richiamata anche questa parte nel verbale riassuntivo, che inizialmente l'avvocato aveva detto di voler utilizzare per le contestazioni. Non ho detto questo, stavo sbagliando l'utilizzazione. Sia il verbale riassuntivo, sia la trascrizione. Aggiungo che ogni qualvolta, ma dico proprio ogni qualvolta, la difesa ha bisogno di un atto, il pubblico ministero personalmente estrae gli atti e addirittura li fa trasmettere via fax se del caso. Poi, ogni parte interpreta la collaborazione come richiede. È molto grave che voi accusiate il pubblico ministero di nascondere le pagine. Abbia questo, Presidente, possiamo vedere prima... Poi lei si risente se il pubblico ministero dice che lei lo conosceva. Cerchiamo di evitare queste accuse reciproche che sono... Abbiamo verificato anche se in forma elettronica manca questa pagina. Quindi possiamo vedere quello che ci dà il pubblico ministero? Se ce la fa vedere. Vediamo dove è l'inghippo. Pagina 49. Se c'è un inghippo. Pagina 49. Avvocato, voglio che lo constati. Possibile che lei non riesce a controllare? Perché è più forte di me. Nella vecchiaia peggioro, Presidente. In vecchiaia peggioro, non ci posso fare niente. Presidente, il fatto è che il pubblico ministero non vede gli atti dai CD. Scusa. Venite qui così vediamo se riesco io a capire bene. Presidente, lo posso tentare di spiegare? La spiegazione è più tranquilla. La spiegazione probabilmente è che la procura non ha i DVD. La procura ha questi file in un enorme elaboratore, quindi quando il pubblico ministero stampa da questo enorme contenitore di file. A noi hanno fatto una copia, può darsi che quei tre file di quelle tre pagine non siano riversati nella copia. Questa è la spiegazione. Probabilmente, poi non lo so. Ma probabilmente comunque io dico che bisogna partire dal presupposto che ci sia la buona fede
da entrambe le parti. Però invece voi partite per forza dall'idea che il pubblico, questo è il processo di parti cosiddetto, sì, che porta a questo. Io ho dovete detto far, che, per forza io ho la detto guerra, che mancava voi. Quella pagina. A me sembra che il pubblico ministero sia una persona corretta, fin dall'inizio si è comportato in modo corretto. Quindi perché voi dovete continuare a fare delle accuse? Però il pubblico ministero non si può permettere. Anche da parte, questa cosa vale anche per il pubblico ministero. Bisogna evitare di accusare l'altra parte di scorrettezze o di falsità, meno che mai. Quindi evidentemente qui c'è stato un disguido. C'è stato la parola falsità. No, è semplicemente dato atto. Sì, ma dire che questi lo conoscono e fanno apposta a dire che la pagina manca, perché questo è sbagliato, no? Quindi cerchiamo tutti e due di tenere un atteggiamento che parta dal presupposto che ci sia la buona fede da parte di entrambi. Vedete che sicuramente c'è stato un disguido, cioè sono due copie diverse. Sono due copie diverse che sono state fatte in due momenti diversi e la fascicolazione è stata fatta su una copia che mancava, era priva di quella pagina. Presidente, quindi gli avvocati mi hanno sempre chiesto delle pagine di verbali, trascrizione che non trovavano, io gliel'ho fatta avere. Se l'avvocato notava che c'era una cosa sul verbale riassuntivo, che non trovava riscontro nella trascrizione, forse se ne sono accorti in questo allora, momento, non lo so. Me lo chiedeva e glielo mandavo. Vabbè, insomma, il risultato è che abbiamo perso un sacco di tempo e che anche i giudici popolari devono andare via. Adesso comunque, il secondo aereo c'è ancora. C'è il secondo aereo che deve partire. Speriamo che le televisioni facciano un taglio di questa comunque, parte. Comunque, Presidente, a maggior... Come? Su blog. Presente. Comunque, riprendendo, visto che il pubblico ministero ha detto che io ben potevo riferirmi anche al verbale in forma riassuntivo, allora in forma riassuntiva. Cerchiamo di concludere. In forma riassuntiva è stato scritto, quindi non da me ma certamente dal pubblico ministero, esattamente questo. Per me Casillo è andato a Londra ad uccidere, per me Casillo è andato a Londra ad uccidere Calvi su ordine di Nuvoletta e su richiesta di Giuseppe Calvi. Poi, pagina 6 della forma riassuntiva di cui stavo parlando prima, ho letto da alcuni giornali che l'uccisione fu fatta per conto di Calò. Quindi ha letto dai giornali, ma non ha saputo direttamente da persona. Vabbè, comunque ci ha dato che in quella contestazione allora, che io faccio, lui dice capimmo che era Pippo Calò. E mo vediamo come ha fatto a capirlo. Perché allora, mi deve dire... No, un attimo, devo terminare, perché a pagina 7 si dice ho avuto riferito da Pasquale Galasso e probabilmente anche da Giuseppe Cillari che Vincenzo Casillo si era recato a Londra per uccidere Calvi su richiesta di Giuseppe Calò. E allora c'è una dissociazione. Verbale riassuntivo, sì. Verbale riassuntivo. Beh, c'è una dissociazione allora, mentale da chi mi pare. Da chi tra l'altro questo verbale ha la peculiarità di essere stato redatto con pedissequa aderenza alla successione di quanto è stato detto in verbale in trascrizione. E perciò sto dicendo. Bene, comunque allora, adesso cerchiamo di superare questo punto, stesso, perché mi pare che poi la stessa contraddizione si è riscontrata anche in quello che ha detto oggi. Sono perfettamente d'accordo. E allora capimmo, lui dice Alfieri, ha detto Alfieri poco fa, che l'ha capito da Bardellino. L'anno è l'81, io sto dicendo e sto chiedendo, lei nell'81-82 sapeva chi era Pippo Calò? Diciamo così, Pippo Calò si sapeva che era un noto mafioso. E da come, da che cosa lo sapeva? Ma io ho frequentato i Nuvoletti che erano mafioso, diciamo così, tutti i malavitosi sapevano il Pippo Calò. Ma lei ha visto Calò a Napoli per caso? Non l'ho visto, l'ho detto che non l'ho visto. Però ancora non ho capito, gli ha detto Nuvoletta chi era Calò? Ma avvocato. Sa perché le faccio questa domanda? Perché il nome di Calò è uscito nell'84 quando parla Buscetta, per la prima volta. Sì, ma dico, come tanti altri nomi che i malavitosi che li sapevano solo chi era malavitoso, gli altri non li conoscevano. Chiaro il discorso. Senta. Lei ha parlato, forse sbaglio o sono stato disattento, di un rapporto Bardellino-Badalamenti.
Si ricorda in che anno ci fu questo rapporto? Diciamo così, da quello che a me Bardellino mi ha raccontato, dopo che ci siamo staccato dai Nuvoletti e stiamo nel 1982, e praticamente uno degli incontri che si parlava, perché io avevo il sospetto che anche Bardellino, diciamo così, non si avesse staccato definitivamente diciamo così, dalla mafia, perché lui stava con i Nuvoletti e senz'altro anche lui era mafioso. Però poi avendo a che fare con Bardellino, cioè io mi rese conto che lui, malgrado che ha avuto a che fare con personaggi diciamo così mafioso, però lui in realtà diciamo così aveva una mentalità un po' diversa. Bardellino, diciamo, è uno degli incontri fatti con Bardellino, il quale lui diciamo così aveva parole diciamo così non apprezzabili verso tutti questi omicidi che sono successi in Sicilia. No, senta Alfieri, non ci ritorno, io l'ho fatto una domanda precisa. Bardellino badalamente, il resto non mi interessa. Cioè praticamente in uno di questi incontri, diciamo sì, può essere 82, 83, 84, Bardellino mi diceva che badalamente era una persona apposta. Quindi li riferiva in questi anni, li ha riferiti in questi anni Bardellino, oppure il rapporto tra Bardellino e Badalamenti è avvenuto nell'82? No, io il rapporto quando è nato io questo non lo so, perché quando io sono incominciato a, diciamo così, no, a frequentare i Nuvoletti, il Bardellino già stava da anni, diciamo così, il rapporto con Nuvoletti e con i mafiosi siciliani. Vabbè, senta, lei ha detto che per 3 anni ha chiesto protezione ai Nuvoletta e non le è successo niente. Quindi è da presumere che i Nuvoletta avessero, insomma, assolto al loro compito di proteggerla per questi 3 anni, giusto? Sì. Senta, lei ha conosciuto Calò in carcere, ha detto. Mi sa dire dove e in che occasione e soprattutto in che sezione si trovava lei? Io a Re Bibbi l'ho conosciuto. Diciamo così, al 41, diciamo così, a un braccio distaccato dove andavano quelle persone che venivano di transito qui al carcere di Re Bibbia. Lei conosce le regole di Cosa Nostra? Ma diciamo così, un certo qual modo, diciamo così, non li posso conoscere. In che senso, cioè a mentalità loro? Io parlo di regole, lei sa che c'era una commissione, c'era tutto. Sì, questo diciamo sino, io non ho fatto mai parte, diciamo così, anche se sono stato sotto l'ombrello protettivo dei Nuvoletti, ma praticamente non sono stato mai, come si dice, battezzato. Cioè non sono mai entrato appieno a far parte di questa organizzazione. Faccio un'altra domanda. Lei sa se Casillo prendeva cocaina? Sì. Grazie. Abbiamo finito, non ci sono altre domande? Voglio sperare. Potete portarlo via? Grazie, signor Presidente. Buongiorno. Tanto che facciamo entrare l'altro. Ah, un'ultima domanda. No, abbrogato, abbia pazienza. Sicuramente se sapeva dei rapporti tra Cillari e servizi segreti, e come l'ha saputo e in che termini? Allora, però dovrei fare una premessa, signor Presidente, non deve dire che altrimenti io diciamo così, quando noi abbiamo ammazzato il Casille e cosa, e poi col tempo diciamo riflettendo praticamente io ho dubitato che il Cillaro potesse avere rapporto con i servizi, però certezza non ce l'ho. Diciamo così, no, ripeto ancora, a me, alla mia organizzazione, non interessavano. Vabbè, questo l'ha già detto. No, lo voglio dire, perché altrimenti dice, li potevo anche avere.